Temperature al di sopra dei 35 gradi e vento caldo hanno creato un mix esplosivo per gli incendi che questa notte sono divampati in Basso Molise, tenendo impegnati i soccorsi per diverse ore. Sono state principalmente le zone boschive tra Palata e Tavenna ad andare a fuoco. Le fiamme hanno lambito le vicine abitazioni, creando stati di agitazione tra i cittadini, svegliati nel bel mezzo della notte. Il tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino di oggi. Sono state le chiamate ai vigili del fuoco a far scaltare immediatamente le operazioni. Necessario l'intervento dell'elicottero partito da Pescara, che ha dovuto coprire quasi 20 ettari di terreno in fiamme. Fortunatamente i pompieri sono riusciti a domare i diversi incendi, che hanno richiesto un grande sforzo di uomini e mezzi. Le operazioni si sono protratte fino all'alba. E un altro grande maxi incendio è quello scoppiato alla pineta di Campomarino Lido questa mattina intorno alle 13. Anche oggi le temperature calde ed il vento hanno creato un grande focolaio che ha interessato la zona nei pressi del campeggio Happy Family. Sul posto sono tuttora in corso le manovre di spegnimento ad opera dei vigili del fuoco di Termoli, aiutati dalla Protezione Civile. Il suo cuore ha smesso di battere per sempre all'ospedale San Timotio, dove era ricoverato. Non ce l'ha fatta il centauro Pietro Donofio, 46 anni, di Bonefro, rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto all'ingresso del paese molisano. Le gravi ferite riportate durante l'accaduto hanno costretto il 46enne ad un giorno di agonia fino ad oggi, quando il suo cuore non ha retto più. Le cause dell'impatto sono ancora al vaglio dei carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il centauro indossava il casco, ma è finito rovinosamente a terra. We'll be right back.